Venga, commendatore. Scusate, Dante, abbiate pazienza, l'ho fatto aspettare. Ma forse vi abbiamo disturbato? No, 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 che disturbo, stavo scrivendo. Scrivendo cosa? Sì, stavo lavorando vicino alla fine del mio libro di memorie. State scrivendo un libro? Beh, che c'è di straordinario? Dopo 60 anni di attività, qualche cosa da raccontare ce l'avrò anch'io, no? Beh, certo. Ma ora faccio fare una bella tazzolella e caffè, così mi faccio perdonare. Grazie, commendatore. No, no, non mi chiamate commendatore, vi prego. Dottore? Ma nemmeno dottore, grazie. Maestro? Maestro? No, ce ne stanno tanto. Maestro, agua maestro. Mi sono consigliato con mia moglie. E allora? È che le sembrano poco esagerate. Hai fatti chiamare preside. Carlo Mazza e Rosa Pezza si sposarono. Però il connubio fu infelice. Un inferno diventò. Lui diceva, basta Pezza, ho perduto ogni sollazzo. Lei diceva, questo Mazza che fastidio che mi dà. Lei è molto legata alla sua città. Si capisce che sono legato, tanto è vero che la mia residenza l'ho voluta qui a Napoli, pur operando più spesso in Alta Italia. E la vorrebbe diversa questa città? O no? Le sta bene così? Benissimo. Se fosse diversa lei non mi avrebbe fatto questa domanda. Sì. C'è qualcosa che rimprovera i suoi concittadini? No. Rimprovera quelli che ne parlano male. Sì. Perché non considerano le condizioni di questi napoletani e le contraddizioni. E a se stesso rimprovera qualcosa? Quella di esserci stato troppo tempo lontano. Come detto, lei che ha fatto tantissimi spettacoli, ha fatto divertire tanta gente, desidero domandarle questo, se lei cosa prova per la... Sono emozionato. No, no, mi scusi, scusatemi. Ma purtroppo si è girato il commendator Fabrizi. E io riso come... Lei cosa sente per la famosa, che lei mi insegna, vecchia sceneggiata napoletana? Beh, io ogni volta che sento la sceneggiata napoletana mi commuovo veramente. Mi commuovo perché io ho iniziato la mia carriera. L'ho iniziata proprio con la sceneggiata, insomma. Sì. Da piccolo l'ho vista. Io sono di Napoli. Ah, molto bene. Grazie. Tu canti bene. Sì, tu sei molto questo bene. In grazie. Effetti credo che grazie, sia... Sei intonato, a me cioè piace cantare e mi piace recitare. Mi piace il teatro in genere. Quindi. Che io quando l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere in un teatro di Napoli, nel 1930 mi pare, e lui stava proprio facendo la sceneggiata dove cantava e recitava. Quindi è chiaro, evidente, che è bravissimo. E io sono sicuro che la televisione... giorno verrà in cui farà le sceneggiate, perché nelle sceneggiate c'è tanta di quell'umanità e tanta di quella poesia corredata dalla musica. Ma se non si sbriga adesso, quando le fa? Quando non ci siamo più? Sì. Allora. Ha avuto dei contrasti venendo da una famiglia borghese, contrasti in famiglia per la sua attività? Ah, contrasti nella mia famiglia lo ebbi quando debuttai all'Eden, l'impresario Reis mi scritturò e fece uscire per Napoli un'infinità di manifesti, striscioni si chiamavano, con la scritta questa sera Nino Taranto, il piccolo re dei comici. Allora per disgrazia mia era venuto a Napoli a comandare il comando di corpo d'armata di Napoli il fratello di mio nonno, il generale Alfredo Taranto, il quale non gli andò bene questo piccolo re dei comici. Mandò a chiamare mio nonno e volle sapere chi era questo Taranto, questo piccolo re dei comici. E mio nonno disse, il figlio di mio figlio, di Raimondo. Cioè, beh, e fagli cambiare il nome, perché io non posso permettere. Io sono venuto a comandare il corpo d'armata di Napoli, permette che c'è stato un comico, il piccolo re dei comici, Nino Taranto. Gli devi far cambiare il nome. L'avete acceso voi il televisore?
Eh sì, perché c'è su un film, c'è... Sì, anni facili. Anni facili. Mi dispiace, mi interessa. No. Posso spiegare? Certo. Anche perché dobbiamo parlare, certo. No? Certo. Io avevo fatto parecchi film, molti film. Arrivai al 1961, mi mandò a chiamare la casa cinematografica, adesso non ricordo il nome, per fare un film con Totò. Dico, ah, finalmente è venuto pure il momento mio. Facemmo il primo film con Totò. Totò Truffa. Poi è venuto Totò contro Macis, il Monaco di Monza, poi è venuto Totò contro i Quattro, poi è venuto lo smemorato di Collegno, poi è venuti i Due Colonnelli con Walter Pidge. E è inutile dirvi che ogni volta che questi film fatti uno appresso all'altro, uno dopo l'altro, io ricordo bene calai di una cosa come 4-5 kg. E perché? Perché Totò era imprevedibile. Lui recitava a braccio. Di quello che era scritto nel copione non ci restava quasi mai niente. Alle due lui arrivava sul set. La prima cosa ci sedevamo tutti quanti intorno, sembrava il caffè con tranquillità. Dopodiché chiamava Castellano e diceva, beh, che facciamo stamattina? C'è stata la scena, la tale scena, così, no, legge, fammi sentire. Sì, ma non è cosa, facciamo così, piglio l'app, si scrive. Dunque, Taranto, voi dite così, perché mi dava il voi, come io davo il voi a lui. Voi dite questo, voi rispondete così, io vi ribatto così. E così si andava avanti, andavamo sotto alla macchina da presa. La prima, ma facciamone un'altra. La seconda, non si diceva più quello che si era detto la prima, nella prima. E facciamone un'altra che può venire meglio. La terza, non si diceva mai quello che avevamo detto nella seconda e nella prima. Lei di carattere, com'è più incline all'ottimismo o al pessimismo? No, io sono un pessimista. Pessimista e superstizioso. Superstizioso? Assai. Quindi? Tutti i scongiuri che ci stanno li faccio tutti quanti io. Comincio a uscire di casa col piede sinistro, immaginate un po'. Questo è molto napoletano. È napoletano, perché sono giapponese. Quindi lei magari in casa ha le solite cose, non so, corna? No, corna qua non ce ne stanno. Avete visitato bene la casa? No, non tutto. Ah, venite con me, venite. Dai, sarà. A meno che non avete scambiato i pizzi della maglietta per le corna, e questo è un altro paio di maniche. Ma lei sembra così. In Lisbeno, veramente, non mi facesse sfrugulia la gente. Non mi taglia se pizza da paglietta, non mi metti sa crusca in da giacchetta. Se mi volesse bene mia Luisa, non mi rompisse quella da camisa. C'è un segreto per avere successo? Beh, un segreto c'è, ma io non glielo dico. Va bene, allora mi può dire però se c'è una formula per avere successo ininterrottamente per tanti anni. Una formula sì, glielo dico, bisogna che l'attore abbia rispetto del pubblico, deve essere sincero col pubblico e al servizio del pubblico. Lei in tutta una star può dire di essere stato sempre sincero nei confronti del suo pubblico? Sì. Qual è la differenza che passa fra la sua paglietta e quella di Maurice Chevalier? Beh, è chiaro, la differenza è... Alla mia paglietta ci sono tre punte, quella di Chevalier invece è tutta dritta, tutta... Se dovesse passare ipoteticamente le consegne, cioè se dovesse idealmente assegnare la sua famosissima paglietta, a chi tra gli attori napoletani di oggi la affiderebbe? La paglietta? Sì, la paglietta. Questo è Gigio Formaggi, Schievitz. Questo qua. A chi? A chi la affiderebbe?
Me la tengo io. Sta buono pure, no?